Lo sa che adesso le devono arrivare 20 milioni? Magari. No, dobbiamo incassarli. Dobbiamo incassarli io e lei? Sì, perché siamo... Lei è un cittadino di Melfi? No, sono di Rapolla. Allora lei non li prenderà questi soldi? Li prenderà lui. Chi? Voi. Lo sai che incasseremo 20 milioni? Per quale motivo? Okay. Perché la Fiat vuole acquistare il castello di Melfi per 100 miliardi e questi soldi devono essere divisi per ogni nucleo familiare. Ogni nucleo di Melfi prenderà 20 milioni, perché 100 miliardi diviso 5.000 fa 20 milioni. Ma per me, non lo so, una cosa artistica è venderla alla Fiat, non capisco. Perché deve fare gli uffici. Nel castello. Gli conviene di più a farsi un capannone e fare tutti gli uffici, no? Vabbè, ma è una sede eletta, è un posto importante. Ma non penso che i cittadini di Melfi lo darebbero. Però prendete 20 milioni, prendiamo 20 milioni a famiglia. Lo ristrutturano, danno anche altri posti di lavoro. Cioè, un patrimonio artistico non penso che si potrebbe fare a uffici. Cioè, proprio il castello, non è che... Hanno chiesto proprio il castello. Cioè, non penso proprio. Non pensiamo ai 20 milioni. Tu non sei d'accordo su questa proposta? Mica. Per niente. Se aumentiamo il prezzo? Ma nemmeno. Nemmeno per 40 milioni. Ah, non scherzare, no? Cioè, no, perché c'è la televisione, magari tu dici no perché c'è la televisione. Cioè, Melfi il castello ha. È tolto quello, che ci rimane, non ho capito. E adesso che ci dà il castello? Ci dà turismo, scusa, quanta gente che viene a vedere il castello. E viene tanta gente? Sì. Specialmente l'estate. E tu li incassi questi soldi del turismo? Cioè, però non li incasso io personalmente. La Fiat te li dà sull'unghia, ti dà 20 milioni. Non ne voglio però. Non ne vuoi 20 milioni? Va bene, grazie, è una tua opinione.